Segretario, diceva che indossava questa maglia tanti anni fa anche in occasione di tagli importanti al mondo della scuola. A distanza di più di 10 anni ormai, la situazione com'è? La situazione è ancora preoccupante e non è cambiata perché nel 2008 noi con il governo Berlusconi, Gelmini e Tremonti abbiamo avuto dei tagli di ben 9 miliardi nella scuola pubblica. Quei soldi non li abbiamo recuperati nel corso degli anni, quindi ci sono stati continuamente tagli e riduzioni che hanno compromesso il diritto dei ragazzi all'istruzione e il lavoro del personale in maniera adeguata. Oggi si parla di personale all'avvio dell'anno scolastico, del nuovo anno scolastico, ne manca parecchio. Sì, noi siamo qui a manifestare il nostro dissenso nei confronti dell'ufficio scolastico provinciale che, ricevute domande da parte delle scuole di avere un incremento di organico per i collaboratori scolastici, per gli assistenti amministrativi, per gli assistenti tecnici, su questo non è intervenuto e quindi sta ponendo delle situazioni che certamente determineranno complicazioni di funzionamento nelle scuole. Avete anche inviato un documento con una serie di richieste e attendete ancora risposta. Sì, noi di fatto non abbiamo fatto altro che ascoltare le indicazioni e le richieste delle scuole e trasmetterle anche noi all'ufficio scolastico provinciale, perché il tema fondamentale che dobbiamo affrontare è il seguente: la scuola ha vissuto periodi complicatissimi in pandemia, il personale si è impegnato in maniera rilevante per cercare di affrontarla, adesso non siamo usciti dall'emergenza, abbiamo bisogno di più organici per garantire il servizio scolastico, sia dei collaboratori scolastici, inteso come vigilanza, come assistenza e come organizzazione, ma anche del personale di segreteria, perché il personale di segreteria è ridotto al lumicino, ma invece ha tanti compiti, tante funzioni che sono dei mini provveditorati. E quindi certamente non riesce a funzionare in maniera adeguata. Non sarebbe facile attingere dal nuovo personale, dalle graduatorie? Sì, il paradosso è proprio questo, che hanno fatto delle immissioni in ruolo personale ATA decisamente al di sotto delle possibilità, perché le graduatorie per gli ATA sono belle piene e quindi si può attingere, mentre per i docenti ci sono alcuni problemi perché i concorsi sono andati a rilento, il sistema di reclutamento per i docenti è diventato davvero una lotteria. Per gli ATA i posti ci sono e ci sono le graduatorie. Si tratta soltanto di volontà politica e allora sulla scuola bisogna intervenire, ci vogliono risorse, ci vuole stabilizzazione del personale, perché in questo modo il personale può lavorare in maniera adeguata e può garantire la giusta offerta formativa nel territorio, e il territorio ne ha tanto bisogno di un'offerta formativa di qualità.